I pasticciotti presentano i monosillabi accentati. I monosillabi sono parole costituite da una sola sillaba. Di regola non vanno accentati, perché essendo formati da una sola sillaba, non possono dare adito a incertezze sulla posizione dell'accento. Ad esempio, non troverete mai l'accento su fu, re, qui, tu, su, no, ma, per, sa, va. Tuttavia, ci sono alcuni monosillabi che vanno accentati per evitare la possibile confusione con i relativi omonimi, parole cioè che hanno la stessa grafia e la stessa pronuncia, ma significato diverso. Vediamoli uno ad uno. Sue va l'accento quando significa verbo essere. Ad esempio, il vaso è sul tavolo. Così da non confonderlo con e congiunzione, su cui l'accento non va. Ad esempio, io e Marco siamo amici. Su da va l'accento quando significa verbo dare. Ad esempio, la mamma mi dà un bacio. Così da non confonderlo con da preposizione, su cui l'accento non va. Ad esempio, vengo da Milano. Su di va l'accento quando si riferisce al sostantivo giorno. Ad esempio, piove sempre, notte e di. Così da non confonderlo con di preposizione, su cui l'accento non va. Ad esempio, l'abito viola è di Eva. Su la va l'accento quando è avverbio di luogo. Ad esempio, la palla è finita là sul tetto. Così da non confonderlo con la articolo, su cui l'accento non va. Ad esempio, la zia prepara una torta. Su li va l'accento quando è avverbio di luogo. Ad esempio, appoggia la spesa lì. Così da non confonderlo con lì pronome, su cui l'accento non va. Ad esempio, li sento cantare. Su ne va l'accento quando significa congiunzione. Ad esempio, questa maglia non è né bianca né nera. Così da non confonderlo con né avverbio o pronome, su cui l'accento non va. Ad esempio, me ne vado. Su se va l'accento quando significa pronome. Ad esempio, ha una grande considerazione di sé. Così da non confonderlo con se congiunzione. Ad esempio, se piove prendo l'ombrello. Su si va l'accento quando è avverbio affermativo. Ad esempio, ha detto sì. Così da non confonderlo con si pronome. Ad esempio, il papà si è messo la cravatta. Su te va l'accento quando ci si riferisce alla bevanda. Ad esempio, vuoi il limone nel tè? Così da non confonderlo con te pronome. Ad esempio, vengo con te. Ricorda invece che si scrivono sempre con l'accento i monosillabi ciò, già, giù, più, può. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.